siamo in Calabria, siamo precisamente a Lamezia Terme e ci sono due studenti che traducono e cantano in greco antico, attenzione, un brano di Vecchioni. Ma vorrei commentare questa e iniziare la nostra puntata oggi con questa notizia che ha riempito davvero di profumo, no? Di cultura tutta la nostra regione, una notizia che poi è rimbalzata un po' con una certa eco, devo anche dire, in tutta Italia. Se la regione mi aiuta, dovremmo avere in collegamento il professore Polopoli. È in linea, professore? Buon pomeriggio, in linea, sono in onda. Buon pomeriggio, benvenuto. Benvenuto. Allora, professore, guardi, io so che lei insegna delle materie che in genere, diciamolo, gli studenti non è che proprio facciano i salti di gioia quando hanno il compito di latino o di greco. Come se l'è inventata questa attività che a mio parere pedagogicamente e metodologicamente sotto un profilo proprio didattico, devo dire, è stata una scelta strategica vincente. Come le è venuto in mente? Il segreto sta nel coinvolgimento, il segreto sta nel rendere partecipe gli studenti dei contenuti antichi per farne tesoro nell'attualità. Spiego ai ragazzi che in fondo non siamo così postmoderni da esserci allontanati dall'antico. Io uso la canzone come ponte di attualità, come liaison tra ieri e oggi. Faccio un esempio così i nostri telespettatori ci seguono, e anche bene su questa direzione. Lei sa una canzone di Lucio Battisti, mi ritorna in mente Bella come sei. Beh, quel testo nasce dal rimaneggiamento di un passo di Donico, cioè di un passo di Virgiliano. C'è un bellissimo pezzo dell'Eneide dove si dice animo recursus pulsa ut est, cioè mi ritorna in mente Bella come sei. Quindi ogni qualvolta noi cantiamo quel testo musicale, in realtà riattualizziamo il pensiero di Publio Virgilio Marone e non solo. Qui voglio dire, mi fermo sul versante della letteratura latina. Quando canto professore, so che tutto nasce da una sua provocazione, no? Lei a un certo punto che dice come sarebbe stato il brano Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni, cultore della letteratura e del mondo classico, se a cantarlo fossero stati gli antichi greci. E devo dire che questi due suoi studenti, Francesco Maione e Lorenzo Colistra, che io, guardi, approfitto, no? Intanto li ringrazio di questa bellissima voglia, no? Che hanno avuto di seguirla in questa sua proposta. Però devo dirvi che vorrei anche, credo che sono tutti d'accordo i nostri esperti, sia Luca Chianelli che la professoressa Costanzo, vorremmo averli in studio con noi, magari accompagnati da lei e anche dal dirigente scolastico di questo importante liceo classico di Lamezia Terme, dobbiamo ricordarlo, Francesco Fiorentino. Quindi davvero verremo volentieri dopo il 19 aprile, che è il giorno della notte dei licei classici. Allora, professore, possiamo dire che noi dopo il 19 aprile, no, è la notte dei licei classici, giustamente come diceva lei, e lì ovviamente voi farete ci sarà per la prima volta la possibilità di vedere, di visionare un video che avete realizzato insieme ai ragazzi proprio su questo testo. Ci lasciamo con questa promessa per condividere. Possiamo dire che ufficialmente, diciamo, la prima visione in esclusiva, poi subito dopo la notte dei licei l'avremo noi qui? mi impegno perché la cosa possa diventare realtà. E vorrei puntualizzare un piccolo pensiero. Sogna ragazza sogna è come dire, uno dei tanti lavori musicali che abbiamo realizzato in questi anni. E col Cantagrecia, che è un festival della canzone antica riservata alle giovani generazioni, i nostri studenti del liceo classico l'anno scorso si sono classificati secondi, quest'anno primi sul territorio nazionale. Su Cantagrecia nazionale, sempre in greco antico,
i miei studenti hanno cantato a mano di Rino Gaetano. Beh, devo dire che, guardi, ci sta veramente fortemente incuriosendo, quindi davvero speriamo di avervi i nostri ospiti, insomma, non appena andrà in onda per la prima volta durante la notte dei licei, diciamo, questo video. Professore, io so che lei, oltre a essere docente di latino e di greco, è anche Cavaliere della Repubblica, insomma, questa cosa le dà, le fa senz'altro onore, la caratterizza ulteriormente. Guardi, noi parliamo spesso di scuola, tantissime volte in tono anche polemico, però devo dire che poi, ecco, quando ci arrivano queste notizie, siamo molto lieti di darle, proprio perché crediamo profondamente nel servizio fondamentale, unico e importantissimo che deve e che fate voi tutti insegnanti all'interno della scuola pubblica italiana, che rimane comunque una scuola d'eccellenza. Guardi, la ringrazio per questa osservazione. Serve un'osservazione di questo genere in un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, e questo clima a volte non risparmia nemmeno la scuola. Io penso che l'insegnante per natura sia ottimista, credo nella scuola e credo nei giovanissimi. Spesso dico ai ragazzi, e i ragazzi poi apprendono da parte mia la complicità, che ci vuole la vita per diventare giovani. Quindi è davvero così. Esperienze di pianto condiviso hanno reso più giovane me dell'età che ho. Certo. Prendo spunto dalla linfa dei giovanissimi con cui lavoro ogni giorno. Bene, grazie professore Polopoli, grazie veramente per tutto quello che ha fatto, insomma, e che sta, per il gran bel lavoro che sta portando avanti. Saluto e ringrazio anche il suo dirigente scolastico, ma soprattutto ringrazio Francesco Maione e Lorenzo Colistra. Grazie professore. Grazie mille, arrivederci, alla prossima, vi aspettiamo, arrivederci. Vedo in collegamento e partiamo dunque con la nostra trasmissione. Do il benvenuto, anche perché sei in una situazione di svantaggio, do per prima il benvenuto all'avvocato Margherita Corriere. Benvenuta Margherita. Buon pomeriggio, so che per motivi professionali sei fuori sede, quindi ti ringraziamo per questo collegamento. Do il benvenuto alla professoressa Simonetta Costanzo, do il benvenuto al dottore Chianelli, sapete tutti, direttore del Centro Investigazioni Scientifiche. Ve lo dico in anticipo, in maniera tale non allontanatevi davvero dal vostro televisore, non cambiate canale, perché nella seconda parte della trasmissione, come abbiamo già anticipato sui canali social, oggi per la prima volta, insieme proprio al direttore del Centro Investigazioni Scientifiche e al brigadiere Toscano, che è il responsabile della sezione, al quale do anche il benvenuto, che è il responsabile della sezione sopralluoghi proprio del CIS, faremo una sorta di simulazione di primo intervento sulla scena del crimine. Ci guideranno in un percorso complicato, difficile, ma spesso importantissimo e fondamentale per la risoluzione di efferati crimini. Oggi intanto inizio la trasmissione facendo gli auguri a tutti i poliziotti, perché oggi alle poliziotte, perché oggi è il 172esimo compleanno della Polizia di Stato, quindi veramente un grazie a tutti gli uomini e alle donne della Polizia di Stato per l'eccellente lavoro che svolgono, quindi facciamo gli auguri alla Polizia di Stato. Ma apriamo con una notizia che credo ha commosso l'Italia intera, credo che e che abbia allo stesso tempo devastato due famiglie. Ci sono due giovani ragazzi di 25 e di 27 anni, Francesco Pastore, ecco, li vediamo in sovraimpressione, e Francesco Ferraro, che purtroppo sono due giovani carabinieri, che nel mentre svolgevano il loro lavoro, la loro attività quotidiana di protezione, a protezione della gente, perché questo fanno le forze dell'ordine e i carabinieri in questo caso, sono stati travolti in una maniera inesorabile da un SUV che purtroppo li ha uccisi entrambi sul colpo, e un terzo carabiniere che era insieme a loro è oggi gravissimo, ricoverato in condizioni gravissime, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Quello che sconvolge di questa notizia, e mi rivolgo in prima battuta
battuta dunque direttamente a Margherita Corriere. Margherita, si sta parlando da tempo ormai dell'entrata in vigore di un decreto che andrà a modificare il codice della strada, ma insomma Margherita, e ci arriveremo poi più in là, no? Chi conduceva il SUV bianco, il risultato essere una giovane donna di 31 anni, sulla figura di quest'ultima ci concentreremo poi più avanti, ma devo dirti che è risultata positiva sia all'alcol test ma anche positiva a delle sostanze, nel caso di specie alla cocaina. Ma Margherita, basta veramente ormai come ipotesi di reato l'omicidio stradale? Assolutamente no, comunque diciamo che questo nuovo codice della strada che dovrà passare adesso al Senato è molto più restrittivo, per fortuna, sia per quanto riguarda l'alcol test, quindi sia per quanto riguarda il mettersi alla guida in stato di ebbrezza, diciamo proprio ubriachi, e anche nel momento in cui vengono trovati dei soggetti alla guida che hanno usato degli stupefacenti. Abbiamo delle sanzioni molto importanti. Cosa rischia, Margherita, fosse stato già in vigore questo decreto, che insomma spero diventerà legge, perché i deputati lo hanno già approvato, adesso è al Senato e speriamo veramente che purtroppo questo possa dare un'accelerata all'approvazione. Ma fosse stato in vigore, cosa avrebbe rischiato e cosa invece rischia oggi questa donna? Allora, oggi purtroppo le normative sono molto più, non sono tanto punitive come queste che speriamo che diventino attuali prossimamente, perché ad esempio prevedono il ritiro di patente, e che non possono comunque fare di nuovo gli esami, quindi mettersi alla guida di un'auto, se prima non sono passati 3 anni da quello che è successo. Dopo. E poi c'è anche un'altra cosa, c'è un meccanismo che si chiama alcol lock, che viene installato proprio nelle autovetture, vero? Sì, nelle autovetture di quelli che sono definiti ubriachi cronici. Ora, questo che cos'è effettivamente questo meccanismo? Che prima di mettersi al volante, quindi prima di potersi accendere l'autovettura, devono per forza sottoporsi a un alcol test. Nel momento in cui risultano positivi all'alcol, che poi può essere da 0,5 a 0,8 oppure superare fino a 1,5, e ci sono delle sanzioni diverse, che cosa succede? Non si mette in moto, l'autovettura e rischiano subito il ritiro di patente, e che come minimo devono passare almeno 3 anni per poter ripetere gli esami per la patente. Ok Margherita, quello che mi viene spontaneo dire, spero che poi non si trovi un modo per poter in qualche modo disattivarlo, Cinzia, in maniera... Sai che stavo pensando? Tu invece di usare la tua di autovettura stavo per dirlo, Margherita, stavo per dire proprio questo. Simonetta Costanzo, ma qui bisogna agire, no? Bisogna capire. Comunque nel caso di cui stiamo parlando si tratta di una donna di 31 anni, quindi una ragazza, comunque una donna giovane ma adulta, insomma, possiamo definirla un'età che ovviamente ha perfettamente chiaro ciò che è bene e ciò che è male. Ma come mai ancora le persone si mettono alla guida? Di recente, insomma, c'è stato il caso del, non so se lo ricordate, del bambino ucciso insieme alla mamma dal SUV in seguito ad una sorta di sfida lanciata sui social da parte di un gruppo di ragazzi che era in strada su questa autovettura, non so per quante ore consecutive, senza né mangiare né andare in bagno, insomma, eccetera, e muore una giovane mamma con un bambino, è distinto, come spesso accade nel nostro paese, alla Camera dei Deputati viene con facilità approvato questo decreto. Ora si era un po' incagliato, la verità,
al Senato. Probabilmente la morte di questi due ragazzi darà un'ulteriore accelerata, no, all'approvazione del provvedimento. Ma Simonetta Costanzo, è lampante, è quotidiano che noi diamo queste notizie, no? Come possiamo prevenire che queste persone si mettano alla guida ubriache e anche addirittura positive alle sostanze? Intanto, come giustamente diceva poc'anzi l'avvocato Corriere, e io condivido pienamente quel discorso che l'escamotage si trova sempre per la trasgressione. Basta prendere l'autovettura di qualcun altro e poi quel qualcun altro l'autovettura la dà perché questi soggetti diventano aggressivi e quindi si ha paura di entrare in conflitto. Il discorso è che per prevenire questi fenomeni bisogna andare a monte, cioè queste sono dei disturbi di personalità, nella migliore delle ipotesi, non curati, perché questi soggetti che fanno uso di droghe, di sostanze stupefacenti, di alcol, nella migliore delle ipotesi sono dei borderline e quindi hanno avuto un passato molto pesante, hanno avuto delle relazioni intrafamiliari difficili, hanno subito anche abusi, maltrattamenti, trascuratezze di vario tipo. Adesso non mi soffermo a elencarle tutte. Certo, quindi certo. Non è tanto quel ragazzo che deve essere attenzionato, certamente deve essere attenzionato, ma bisogna andare a ripercorrere tutti i traumi, tutti i momenti di difficoltà, disagio, di relazione intrafamiliare, di relazione interpersonale, e rieducare. Noi abbiamo tantissimi educatori, sì, che stanno a spasso, non trovano potrebbero lavoro, essere impiegati assolutamente, e che potrebbero lavorare in alcune comunità proprio costruite per curare questi che venivano definiti in America i criminal driver, no? Allora, guarda, perché... hai citato l'America. Vorrei dire questo, che spesso occupandoci noi di cronaca abbiamo la netta percezione, inizio già a guardare Luca Chianelli, dell'impunità, no? Perché poi c'è sempre qualcuno che dice che c'è qualcun altro che in realtà doveva sorvegliare o che doveva essere responsabile, per cui c'è sempre un rimbalzo di responsabilità, e questo spesso fa sì che non paghi poi in realtà nessuno. Tu hai citato l'America, è proprio di stamane la notizia, vi invito ad andarla ad approfondire. Per la prima volta nel mondo vengono condannati alla stessa pena i genitori di un ragazzo che uccide, fa una strage a scuola utilizzando la semiautomatica del papà che deteneva a casa. Per la prima volta c'è una sentenza, per carità, ogni Stato poi ha il proprio ordinamento, per cui sicuramente questo non andrà ad influire o intaccare alcuna normativa, men che meno italiana. Però guardate, è veramente molto emblematica questa cosa, perché c'è questo giudice, donna peraltro, che condanna i genitori. Sapete per quale motivo, quali sono le motivazioni? Intanto perché questa pistola, brigadiere, non era sufficientemente custodita, nonostante la normativa sulle armi sia assolutamente liberale, no? In America comunque c'era veramente da parte del papà una sottovalutazione proprio della custodia di questa pistola, che veniva lasciata ovunque in questa casa. E vengono inoltre condannati i genitori, perché entrambi i genitori erano stati più volte contattati dalla scuola e convocati dalla scuola, che aveva segnalato questo ragazzo con patologie talmente gravi che erano percepite anche da non specialisti. Per cui, se tu hai un figlio per il quale più volte vieni chiamato da scuola per segnalarti che c'è qualcosa a livello comportamentale che non va, e hai delle armi in casa e le lasci con questa facilità, probabilmente sei complice, no? E per la prima volta c'è una sentenza che condanna la stessa pena, gli stessi anni, il ragazzo 14enne e i genitori. Pensate, in Italia, a determinati casi di cui spesso abbiamo parlato anche in trasmissione, dovesse
essere in qualche modo intrapresa o presa in considerazione una responsabilità genitoriale, anche penale, indiretta, come Margherita Corriere avviene adesso, no? Con la responsabilità anche differita, cioè quante cose potrebbero essere diciamo, guardate in maniera diversa. Luca Chianelli, c'erano due famiglie. Ci sono due famiglie che in questo momento stanno attraversando, credo, la galleria del dolore più lunga e più buia che possa esserci, che è quella della perdita di due figli, di due giovani ragazzi che avevano deciso di dedicare la loro vita agli altri indossando quella uniforme. Ma com'è possibile ancora oggi che ci siano persone che si mettono alla guida sotto l'effetto di alcol e di droga? Questo accade, intanto va la nostra vicinanza alle famiglie e anche alla grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri, che purtroppo, così come la Polizia di Stato, negli ultimi anni, aumentando in maniera esponenziale, ha perso diversi uomini in servizio, perché ricordiamo che erano due ragazzi, due carabinieri, in servizio durante il turno di lavoro. Radio mobile. Il punto è che sostanzialmente in Italia non è efficace nessun tipo o quasi nessun tipo di sanzione. Quindi c'è gente, parliamo per esperienza personale anche con il brigadiere toscano, che è stata arrestata 6-7 volte per rapina, per la stessa rapina, ed è continua a rapinare, continua ad essere fuori. Io la incontro, ragazzi che incontro più volte. Nel caso specifico... È fortemente scoraggiante anche per chi caso, fa questo lavoro, sì, no? Nel caso specifico accade che intanto non c'è... quindi ci si scoraggia, no? Nel vedere che un carabiniere, un poliziotto che rischia la propria vita, sostanzialmente poi non accade nulla, perché quella persona, quel soggetto... autore di reato, lo si ritrova di nuovo fuori e si pensa, secondo, a mio avviso, troppo alla rieducazione, che è importante, però bisogna renderla efficace e fattiva, e assolutamente non lo è, perché le carceri sono università del crimine. Chi, è difficile da dire questa cosa, ma io... Le cose che magari non si sapevano prima. E poi non c'è questa sanzione, quindi questa efficacia della pena, c'è questo senso di impunità. E quindi adesso ci si rivolge, al di là della scuola, come sempre, alla famiglia, ma alla politica, perché questo momento storico è quello in cui si dovrebbe, ci si aspettava dei cambiamenti sulla legittima difesa, su un potenziamento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, perché bisogna mettere dei fondi. Luca, ti interrompo perché stanno arrivando messaggi sulla nostra pagina e io li voglio leggere con voi. Massimo Cordoglio per l'Arma dei Carabinieri, due ragazzi che facevano semplicemente il loro lavoro, non si può morire a questa età e in questa maniera, pene più severe, ha ragione il dottore Chianelli. La ragazza non doveva essere per strada. Sostanzialmente questo. E per quanto riguarda questi nuovi meccanismi che insomma si pensa, no, possano essere efficaci, io ne dubito, perché intanto chi si mette alla guida dovrebbe fare un alcol test in automatico ogni volta che accende la macchina. Quindi io utilizzo la macchina, vado al bar, spengo la macchina, prendo il caffè, quando mi rimetto di nuovo alla guida, vale, dopo 2 minuti devo rifare di nuovo l'alcol test, quindi diventa una cosa all'italiana tipica. E quindi non si arriva a nulla. L'efficacia della pena è fondamentale e chi non deve essere in giro, no? Perché effettivamente non deve trovarsi in giro. In giro. È così. Dire? Prego, prego, Simonetta. No, rispetto al discorso della pena c'è molto da dire, perché purtroppo, dico alla telespettatrice che ha mandato questo messaggio, purtroppo la letteratura, le ricerche scientifiche dicono chiaramente che le pene severe aumentano la criminalità.
È chiaro che la pena ci deve essere, come giustamente diceva possibilmente anche certa. Però se non si fa bene la prevenzione e principalmente se non si attua la rieducazione, il progetto educativo, il problema non si risolve. Certamente. Questa gente su strada non ci deve stare, ma non perché la prendiamo già ubriaca, il famoso criminal driver, ma perché noi preveniamo prima. Certo. Cioè queste persone prese in queste condizioni devono andare direttamente in queste strutture a curarsi. Sono d'accordo con te. Guardate, Francesco Pastore è uno dei due ragazzi, aveva solo 25 anni, era originario di Manfredonia. Se vediamo le foto, ecco, è quello sulla sinistra, era di Manfredonia, in provincia di Foggia. Amava il suo lavoro e voleva fare il carabiniere, pensate, fin da piccolo, per seguire le orme del papà, perché anche il papà di questo ragazzo, che è ancora in servizio presso San Giovanni Carabinieri, la radiomobile proprio dei carabinieri di San Giovanni Rotondo, sempre Foggia, una famiglia, dicono tutti chi la conosceva, impegnata veramente al servizio dello Stato, persone votate all'aiuto della gente. Brigadiere, oggi lei è qui perché insieme al dottore Chienelli, come responsabile della sezione sopralluoghi del Centro Investigazioni Scientifiche, era qui con noi per parlarci di scene del crimine. Però io una domanda a lei, che quella uniforme invece l'ha sentita sulla pelle, no? per tanti anni, che cosa le ha provocato la morte, che questa notizia terribile di questi due ragazzi? Tanto dolore, perché è una tragedia per le famiglie, una tragedia per la famiglia dell'Arma dei Carabinieri, ma è un grande lutto per tutta l'Italia, perché non si può morire a quest'età e non si può morire per questi tipi di fatti che si verificano sul nostro territorio. I ragazzi che indossavano la divisa potevano pure essere altri, comunque erano persone che stavano prestando un servizio per tutelare i cittadini italiani. Io sento la commozione, no? da come le vibrano proprio le corde vocali, e devo dire che davvero anche io mi sono molto commossa. Sì. Quando ho seguito i funerali in televisione, ho visto col dolore, fa male perché c'è da un lato chi muore, chi rappresenta e chi aveva la volontà di voler aiutare, no? gli altri, e che contestualmente rappresenta anche lo Stato, e dall'altro invece chi veramente in barba al buon senso, ma anche al codice penale, perché se sei ubriaco e se sei sotto l'effetto della cocaina non puoi metterti al volante, invece diciamo cagiona la morte di due giovani vite. Francesco Ferraro, e rimango poi sempre con lei, che è l'altro carabiniere, era anche lui una persona straordinaria, lo definisce così il sindaco. Pensate che questo ragazzo, quando rientrava nel suo paese di origine, anziché riposarsi, partecipava insieme ad altre persone ad attività proprio legate alla protezione civile. Ci vediamo tra un attimo e vi racconto invece chi è l'automobilista che li ha investiti. Ben ritrovati, guardate, l'avevamo preannunciato sui social, oggi noi abbiamo un grande colloquio, no? Che abbiamo sempre aperto e che curiamo molto con i nostri telespettatori. E beh, devo dire che ci sono tanti appassionati anche dell'ambito spesso criminologico del quale spesso parliamo con Luca Chianelli. Devo dirvi che oggi proveremo a fare qualcosa di diverso. C'è un concetto, no? Anche nella criminologia, ma in generale, no? Quando succedono determinati delitti particolarmente gravi, che è quello di scena del crimine o scena del delitto o luogo del delitto, no? Spesso sentiamo questi termini. Di solito con queste frasi che cosa vogliamo indicare? Andiamo ad indicare proprio il luogo fisico, spaziale,
che contiene la situazione e l'effetto che hanno generato la notizia criminis, ovviamente che poi arriva al magistrato, o il luogo dove si è verificato il crimine. Quindi ci troviamo, diciamo, sul luogo del crimine, c'è una situazione tutta da capire, c'è un nastro che va riavvolto. Partendo e arrivare all'inizio di questo nastro è molto importante, perché solo facendo questo tipo di attività si potranno comprendere tanti passaggi, ma soprattutto si potrà capire chi è stato l'autore di quel crimine. Chi si occupa di fare tutto questo, al di là delle autorità ovviamente, sono i criminologi o i criminalisti, soprattutto come è appunto il nostro Luca Chianelli, che oggi qui noi abbiamo chiesto proprio il suo aiuto nella qualità di direttore del Centro Investigazioni Scientifiche CIS. Insieme a lui ci aiuterà in questa ricostruzione, in questo sopralluogo, proprio il responsabile della sezione sopralluoghi del Centro Investigazioni Scientifiche, il Brigadiere Toscano. Brigadiere Toscano, guardate, lui per una vita intera, per circa 30 anni, si è occupato di sopralluoghi. Devo dirvi che ha partecipato a quasi 1200 sopralluoghi quando lavorava proprio presso il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza, proprio nell'ambito delle attività di rilevamento appunto sulla scena del crimine. Che cosa cercheremo di fare oggi? Immaginatevi che accade un omicidio, immaginatevi che a terra c'è una donna, immaginatevi che qualcuno dà l'allarme, arriva questa notizia criminis, arriva al 112, al 113 e arriva qualcuno che deve esaminare e capire quello che è accaduto. E do il benvenuto nuovamente al direttore del Centro Investigazioni Scientifiche, Luca Chianelli. Dottore Chianelli, oggi che cosa cercheremo di fare noi? Ecco, abbiamo simulato, come ben vedete, la scena del crimine, fate finta che io non sia qui assolutamente, e immaginiamo da questo momento in poi, ecco, il dottore Chianelli nel suo ruolo istituzionale di direttore del Centro Investigazioni Scientifiche, che insieme a lui ha il responsabile della sezione che di questo si occupa. Dunque, dottore Chianelli, da questo momento in poi che cosa accade? Cioè, voi dovete accedere, avete avuto una notizia criminis, dovete accedere sul luogo del delitto. Qual è la prima cosa che si fa? Allora, la prima cosa è proteggere se stessi e proteggere la scena. Certo. Quindi innanzitutto va indossata la tuta, è una tuta in Tyvek che consente di proteggere se stessi e la scena da possibili contaminazioni. E insieme alla tuta sono questi i dispositivi di protezione che il brigadiere, vediamo, invece già ovviamente indossa. Poi insieme a questo ci sono i guanti e la mascherina, che in questo momento... Perché è importante? L'attrezzatura è qua, quindi... E perché è importante ovviamente tutto questo tipo di vestiario? Perché questo consente di non essere contaminati e di non contaminare ovviamente la scena del crimine. Esattamente, quindi si indossano i calzari che sono i copriscarpe proprio per non lasciare tracce parassite che non hanno a che fare con la scena del crimine, per non lasciarle sui luoghi. Perché potremmo lasciare impronte di calzature, per esempio, oppure prendere dei reperti. Beh, ci sono processi a distanza di veramente 30 anni, immagino, penso a quello di Erba, che a tutt'oggi che no, si disquisisce proprio sul fatto che ci sono delle impronte che non si riescono ad attribuire con esattezza, diciamo, alla persona che effettivamente era o meno sul luogo del delitto. Quindi, dottore Chianelli, si fa questa vestizione, possiamo definirla così? Sì, è la vestizione. È una vestizione a tutti gli effetti. A tutti gli effetti? Sì, sì. Quindi i guanti e la mascherina, appunto per non contaminare la scena. Ora, per quanto riguarda le attività, innanzitutto si deve preparare la macchina fotografica, perché bisogna fare, diciamo, queste attività, va documentata inizialmente la scena. Chi entra per primo, dottore Chianelli? Si entra insieme. Insieme. Il team leader e il fotografo, nel caso specifico, perché il fotografo inizia a fare
una serie di fotografie panoramiche della scena da, dal generale al particolare. Dal generale al particolare, quindi da diverse prospettive e diversi punti di vista. E poi c'è un movimento sincrono in cui, utilizzando le lampade forensi, che sono queste, o il crimescope, ma queste a diversa lunghezza d'onda, con appositi filtri, che consentono di individuare all'interno della scena, di individuare un percorso che consenta di preservare eventuali tracce che si trovano per esempio sul pavimento. Quindi, cioè, non è solo guardare, anche sapersi muovere all'interno della scena. Sapersi muovere del sulla crimine. Scena. Quindi questo percorso, con le lampade forensi, nel caso specifico, individuiamo intanto con la fotografia di qua gli elementi di interesse forense. Quindi lì c'è un bossolo. Allora, quello che noi abbiamo simulato è l'omicidio, ovviamente lo stanno inquadrando molto bene gli operatori, è l'omicidio di una donna che presenta, se vi avvicinate un po', che presenta, come vedete, presenta, partendo, ecco, vedete, presenta delle, diciamo, lesioni, delle evidenti, a livello, esatto, toracico addominale. E poi quello che adesso dovranno fare loro, ci sono una serie di elementi che ovviamente dovranno andare, quindi, a rilevare. Individuiamo sulla scena questi reperti e individuiamo anche questo percorso, che consente quindi di non lasciare tracce parassite e di proteggere quelle eventualmente presenti. E quindi, continuando a fare le fotografie, si individuano questi elementi che sono, abbiamo detto, un bossolo, un'arma da fuoco, un coltello, delle tracce ematiche. Qui abbiamo fatto ovviamente una sintesi, un proiettile. L'altro elemento, l'altra, diciamo, passaggio investigativo da fare, una volta individuati, è quello di eseguire sulla scena dei rilievi, planimetrici, perché noi dobbiamo documentare lo stato dei luoghi, quindi la posizione del cadavere a terra nel contesto ambientale di questa scena criminis, e la posizione di ogni singolo reperto. E quindi si fa uno schizzo speditivo in cui si posiziona il cadavere. Possiamo stringere sulla cartella del direttore? Posizioniamo il cadavere. Quindi e si poi fa realisticamente uno schizzo di quello che voi trovate? Uno schizzo. Quindi con il cadavere mettiamo il coltello, mettiamo l'arma, mettiamo il bossolo e utilizziamo delle lettere. Quindi, le lettere, dottore Chianelli, per intenderci, sono poi quelle che andrete a posizionare, quelle gialle adesso che in genere vediamo sulla scena. Quindi si utilizza questo laser per fare, come dire, la planimetria, le misure dei luoghi. Una stanza di 5 metri per 4. Quindi abbiamo lo stato dei luoghi. L'altro passaggio è quello di posizionare le lettere partendo quindi da due capisaldi, che sono il numero 1 e il numero 2. Sono due punti di riferimento della stanza, di questa scena del crimine, che sono due capisaldi fissi, potrebbero essere gli angoli della parete. E poi posizioniamo le lettere sugli elementi di interesse forense. Ovviamente iniziamo con il numero A, con la lettera A, che è il cadavere, poi mettiamo la lettera B per un proiettile, la lettera C per il coltello, la lettera D per queste tracce ematiche, lettera E per l'arma e lettera F per il bossolo. Ora, una volta che abbiamo individuato queste tracce, bisogna metterle su una planimetria. Quindi è necessario triangolare ogni reperto. Triangolare significa poter conoscere l'esatta ubicazione nel contesto della scena del crimine. E quindi che si fa? Dal caposaldo numero 1, per esempio, noi vogliamo misurare dove si trova questo bossolo F, che è questo qui a terra. Allora che si fa? Si utilizza Il bossolo F, abbiamo detto, è corretto? Dottore Chianelli, il è bossolo corretto? F. Allora, se possiamo andare sulla panoramica
si fa la distanza del bossolo F rispetto al caposaldo numero 2. Chiarissimo. E abbiamo 50 centimetri. Chiarissimo. E poi abbiamo l'altro caposaldo, che è il numero 1, quindi sempre il bossolo F, quanto dista dal caposaldo numero 1. Quanto? E abbiamo questo triangolo in maniera tale che la posizione esatta del reperto è fissata a livello spaziale. Quindi non possiamo sbagliarci, non possiamo immaginare una situazione diversa se era più vicino o più lontano. Deve essere reperto. Precisa. È in quel punto. Quindi noi possiamo farlo sia nella ricostruzione tridimensionale che facciamo della scena, anche nella planimetria, posizionare esattamente le lettere mantenendo lo stesso contesto ambientale. Ora, una volta che noi le abbiamo diciamo geolocalizzate all'interno della scena, dobbiamo procedere con delle fotografie dal generale al particolare. E io in quindi si va proprio a fotografare tecnicamente i singoli reperti, si va a fotografare ogni cosa, ogni sostanzialmente. Singolo. E quello che lei ha in mano invece che cos'è? Ogni singolo reperto va fotografato con un riferimento metrico, altrimenti quando andiamo a vedere la fotografia, per esempio pensiamo a una traccia ematica, noi non sappiamo se questa traccia ematica è di 7 cm o è di 70 se facciamo un primo piano. Quindi partiamo per esempio ci concentriamo su ogni reperto, per esempio sull'arma, sulla pistola, e viene fatta una fotografia in particolare. Chiarissimo, molto chiaro. Ovviamente su questo poi si utilizzano delle buste per il repertamento, che sono specifiche, nel senso che per quanto riguarda le tracce biologiche si deve utilizzare una busta di carta. Biologiche. Le tracce biologiche, perché sono soggette a degradazione, quindi sono soggette a muffe. Quindi bisogna utilizzare il tipo di busta o contenitore adatto al reperto. Invece, per esempio, il bossolo, che è questo, o un proiettile, si possono repertare all'interno di queste bustine in nylon trasparente. Perché non c'è il rischio di chiusura rapida. Ovviamente vanno repertate in maniera singola ognuno. Non si possono mettere più bossolo, più proiettile all'interno della stessa busta, perché si produrrebbero delle strisce parassite. Si toccano tra di loro e quindi possono alterare. Mediamente, quanto può durare un sopralluogo? Anche perché veramente 12, adesso anche il capello. 12 ore, anche 12 ore. Anche 12 ore. Forse pure di più. Anche di più. Se non finisci, lo continui poi. Cioè, non si può iniziare e poi continuare in un secondo momento. Cioè, quando si inizia un sopralluogo, si porta poi a termine. È quello che bisogna portarlo a termine. Ovviamente poi è controproducente interrompere e poi riprendere. Certamente, certamente. Quando meno uno deve cristallizzare la scena del crimine per come è stato rinvenuto il cadavere e per come sono stati rinvenuti i reperti, considerando che l'ambiente comunque è sotto sequestro. Quindi per ulteriori accertamenti finalizzati alla dattiloscopia, finalizzati alla biologia, possiamo pure ritornare. Io ricordo che a Trebisacce un sopralluogo è durato 11 giorni. 11 giorni? 11 giorni. Beh, comunque però, è veramente un grande lavoro. Però questi 11 giorni sono serviti che... Per cristallizzare la scena avevamo raccolto una serie di elementi che sono grande. Poi si è blindato il discorso da un punto di vista scientifico. Quindi il vostro lavoro fa la differenza? È il punto di partenza di ogni indagine. Nell'indagine, cioè anche... Ogni errore commesso in questa fase compromette l'esito e la qualità dell'indagine. Infatti nei grossi, i principali gialli di cronaca italiana, le problematiche sono prevalentemente in fase di sopralluogo. C'è la professoressa Costanzo che vuole intervenire? Sì, pochi minuti. Certo. Questo momento qui, il momento del sopralluogo, del primo sopralluogo, è importantissimo. Cioè, se è fatto bene, questo momento già spiega cosa è accaduto. Se invece è fatto male, per esempio da persone non proprio competenti, oppure persone che di fronte a certe scene hanno delle reazioni emotive, Simonetta, approfitto della tua presenza. Anche chi fa, no, questo tipo di lavoro, insomma,
Chi è chiamato poi, no, a dover andare ad analizzare, a visionare situazioni di questo genere deve avere una preparazione psicologica particolare, perché non è per tutti. È quello che noi abbiamo sempre detto anche con il professor Francesco Bruno, che ricordiamolo sempre. Il professore è il momento più professore. Importante. Se si capisce nel qui ed ora, 6 ore, 12 ore, 11 giorni, quello che serve, si deve fare, e si capisce tutta la dinamica del crimine, si capisce anche perché la vittima si è trovata in quel momento, in quelle condizioni, e chi può essere il carnefice. Colpevole. Allora, dottore Chianelli, siamo entrati, vestizione, si entra sulla scena del crimine, entra il team leader con chi fa le fotografie, si crea questa triangolazione, mi pare che lei abbia usato questo termine, sì. Si vanno a repertare con le varie letterine, partendo dal corpo, tutto ciò che viene trovato sulla scena del crimine, si reperta con l'utilizzo di buste che sono idonee a seconda dell'oggetto da repertare. Dopodiché che cosa accade? Allora, dopo... si procede, per esempio, nell'individuazione di una traccia ematica che abbiamo lasciato qui, mettiamo sempre il riferimento metrico, ovviamente per avere le dimensioni della Quindi, traccia. C'è chi lo va ad individuare e c'è chi fotografa sempre. Sì, sempre. Ovviamente, l'unione fa la forza. L'unione fa ovviamente la forza anche qui. Se abbiamo qualche dubbio, perché la traccia... non è, magari è scura, è vecchia, si possono utilizzare dei test speditivi su un angolino quando la traccia è sufficientemente ampia, che ci dice che questo è sangue. Questo sì, è sì, il combo... sì, se allarghiamo la scena, ecco, si vede benissimo, quindi si fotografa, quindi si fa il test. Si fa il test e poi se la traccia è liquida si può aspirare con una siringa. Addirittura. O quindi con una pipetta e conservare in apposito contenitore, oppure se è ancora liquida può essere utilizzata la carta filtro, che sono questi dischetti di carta, o il tampone, questo che è l'aptaca, con cui si va a tamponare questa traccia di presunta sostanza ematica. Beh, ovviamente sono poi dei lavori veramente che richiedono grande competenza. Poi viene repertato. In questa attività noi dobbiamo sostanzialmente, dobbiamo ragionare in prospettiva dibattimentale, perché poi porteremo il giudice, la corte d'assise in questi casi, la dobbiamo riportare sulla scena, quindi dobbiamo cristallizzare lo stato dei luoghi. Quindi quando abbiamo utilizzato queste, tutte la lettera, abbiamo individuato i reperti, allora in questa fase possiamo procedere a rilievi biologici, ma anche a rilievi dattiloscopici. Dottore Chianelli, che cos'è che non deve fare, per non pregiudicare il vostro lavoro, chi per prima entra, per primo o prima entra sul luogo del delitto, sulla scena del delitto? Qual è la cosa che non si deve assolutamente fare affinché non si possa pregiudicare tutta questa attività che, insomma, stiamo capendo essere un'attività veramente complicata? Intanto non si deve prendere nulla dalla scena e portare nulla. Spostare nella scena, anche, no? Parlo anche di tracce che potremmo avere, quindi se non si utilizzano i calzari, se non si cambiano i guanti per il repertamento e la manipolazione di ogni singolo reperto. Ovviamente noi dobbiamo cambiare i guanti ogni volta, sì, perché potremmo trasferire delle tracce di DNA che magari erano sull'arma, poi con lo stesso paio di guanti repertiamo il coltello, e quindi delle tracce che abbiamo preso da noi si possono trasferire addirittura dall'arma sui guanti, dai guanti quando andiamo a toccare il coltello possiamo trasferire addirittura. Poi si possono fare, nel caso specifico abbiamo qui dei rilievi dattiloscopici, si fanno in questa posizione. Cioè, per intenderci, spesso è accaduto, no? Nel caso ad esempio, non so se lo ricorda Chianelli, quando abbiamo raccontato, no, la scena del crimine dell'uomo che uccise l'intera famiglia Giordano, no? Qui nel Cosentino, c'erano queste impronte da parte della moglie, della figlia, proprio che avevano cercato di accendere la luce. Erano tracce dattiloscopiche di natura ematica. Quindi ecco, queste invece sono tracce dattiloscopiche che vengono esaltate con le polverine, in questo modo, le polverine e con il pennello. Ah, ecco, e già le vedo io, sbaglio? Le vengono, vedo quelle esaltate. Si mette, non so se si può stringere ancora di più perché si vedono chiaramente. Si mette un riferimento metrico sopra, perché dobbiamo avere
la contezza, no, della reale dimensione dell'impronta, e poi si utilizzano questi filtri e la lampada forense che serve per illuminarla. Ah, mamma mia, si vede. In cui riusciamo a vedere le impronte, oppure con appositi filtri si riescono a vedere, si illuminano di giallo queste tracce. Sì, sì. Ovviamente queste poi vanno fotografate. Dottore Canelli, io non credo, insomma, di poter mai diventare una criminale, ma insomma spererei che non arrivasse lei comunque, perché mi pare di capire, insomma, che con il brigadiere Toscano lo sperano in tanti. No, tra Canelli e Toscano non si può fuggire, insomma, da nessuno. Ma vedo Margherita Corriere, vuoi intervenire? Ti vedo sorridere. Hai il microfono spento. Stavo dicendo che è importantissimo e fondamentale il loro lavoro, perché senza quel lavoro spesso e volentieri non si potrebbe trovare il colpevole. Certo. Quindi veramente grande lavoro. E che veramente probabilmente alcune volte diamo delle notizie, raccontiamo le storie e raccontiamo, spesso abbiamo parlato di sopralluoghi, di scene del crimine, però ecco, viverla con la consapevolezza, no, con cui la stiamo raccontando, descrivendo, grazie al direttore del Centro Investigazioni Scientifiche, veramente questo ti restituisce il grandissimo lavoro che fanno questi uomini, veramente grandissimo. Certo. È vero. Esattamente. All'aperto subentrano altri fattori e variabili che devono essere tenute sotto controllo. Ovviamente c'è in questo stato, questa è una situazione ideale che non troviamo mai, perché addirittura la scena, questa è ideale, quindi la scena ci sono i parenti, i primi che hanno magari rinvenuto il corpo, che è difficile tenere a bagno. Gli operatori sanitari del 118, i telespettatori, sì, che sì, hanno sì. Sempre ovviamente la priorità è sempre il soccorso. Però ci sono dei cambi di stato, dello stato dei luoghi, dei cambi della scena che possono, come dire, mettere fuori traccia, perché un'arma nelle fasi di soccorso viene spostata, per esempio, per le fasi di soccorso. Quindi però nessuno dà atto e nessun verbale che quell'arma, per esempio in un caso di un suicidio, la ritroviamo per esempio a 4 metri dal cadavere. E va a spiegare. Quindi è da spiegare poi, certo, il dibattimento, come è possibile che un suicidio con morte istantanea. Di che cosa si tratta? Invece vedo accanto a lei di un oggetto particolare. Quello che diceva la professoressa Costanzo è che nei sopralluoghi all'aperto noi dobbiamo fare la ricerca mirata di tracce di interesse forense. Questo è un metal detector che consente, pensiamo a uno scenario di campagna, di individuare bossoli e proiettili, perché si fa una ricerca mirata. Io faccio vedere qui sotto, c'è un bossolo sotto il occultato sotto il tappeto. Allora, nel momento in cui utilizziamo questo apparecchio, questa strumentazione, riusciamo a individuare alert. Perché al di sotto, quindi adesso lo faccio vedere, perché lo prendo io, al di sotto, eccolo, c'è un proiettile. Quindi veramente un ci sono un c'è anche lavoro. Altra attrezzatura, questa era quella che potevamo portare in no immaginiamo in ma beh io devo dire sì, che sono stata nel loro laboratorio studio, è veramente, diciamo, davvero, e quando vedi quei film, no, di americani eccetera, ti sembra un po' di stare in uno di quei telefilm americani. Io vi ringrazio. Ringrazio il dottore Canelli, veramente dottore Canelli oggi ha reso possibile veramente a tante persone, ha dato la possibilità di comprendere tecnicismi dei quali spesso si sente parlare in televisione, ma che poi non vengono mai spiegati in questa maniera così chiara. Dottore Canelli, io la ringrazio e ringrazio tantissimo anche il responsabile della sezione sopralluoghi del Centro Investigazioni Scientifiche, il brigadiere Pietro Toscano. Grazie veramente tanto per questa possibilità e opportunità che ci avete offerto. Io ringrazio Margherita Corriere, che dovrebbe essere ancora in linea con noi, ringrazio la professoressa Costanzo per essere stata con noi, ringrazio tutti, però prima lasciatemi una battuta, volevo esprimere tutta la veramente nostra solidarietà, intendo da Luca Canelli, Simonetta Costanzo, ma anche Margherita Corriere, ma anche Pietro Toscano che è qui oggi con noi, perché ci sono atteggiamenti che purtroppo
dobbiamo tutti e con forza dire che non vanno bene, che non, come calabresi non li accettiamo e che nessuno può essere aggredito a bastonate, soprattutto quando ci sono dei giornalisti che tentano di dare delle notizie, di tenere informato i cittadini e le cittadine dello Stato italiano. Quindi veramente tutta la nostra solidarietà ai giornalisti della TGR Calabria. Grazie, vi ringrazio tanto per essere stati ancora una volta con noi, ci vediamo sempre in diretta mercoledì della prossima settimana. Grazie.